Bentornato nel mio canale YouTube, oggi è martedì 16 marzo 2021, oggi tratta bene tutti quelli che ti circondano perché forse ti aiuteranno a tornare, vorrei che tu potessi. Un giorno fortunato. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Sagittario. Felici e contenti grazie alla Luna. Se avete metabolizzato una situazione finanziaria sottotono, che con Plutone in seconda casa nel tirchio Capricorno, rimarrà tale ancora per un pezzo, inizierete la settimana in bellezza. Tra pensieri d'amore e creatività esplosiva in cerca di spazio e occasioni per esprimersi. Peccato che come tanti artisti attualmente le vostre finanze non siano al top se vi siete accollati un mutuo pesante ma volete concedervi comunque gli sfizi a cui eravate avvezzi, vi tocca aguzzare l'ingegno in cerca di simpatiche alternative. Messaggi intriganti da qualcuno che vi fila. Parole tenere e incoraggianti da chi vi sta accanto. A suggerirgli è il sestile Luna Giove, che regala emozioni nuove e rende la vita più bella. Anche con le tasche vuote. Astro tarocco del giorno per Sagittario. Regina bastoni rovesciata. Il rapporto d'amore si è fatto possessivo, materialista, fisico con pochi o scarsi sentimenti. Una donna cattiva si intrufola nel rapporto e cerca di sfaldarlo o di rovinarlo. Una donna libertina, senza scrupoli, senza pudore, di dubbia moralità. I single saranno travolti da una serie di eventi in cui qualche donna di età tenterà di ostacolare la loro felicità. Aprite il vostro cuore ad ogni segno di affetto che nella giornata di oggi vi sarà fatto, avete bisogno di coccole e non mancheranno. Per alcuni la serata sarà particolarmente interessante in amore. I single potranno fare qualche nuova interessante consocenza. La prima parte della giornata sarà monotona, la seconda attraversata da alcuni contrattempi che ti spazientiranno. Prudenza alla guida, purtroppo negli ultimi tempi vi sorprendete molto distratti. Rischio di perdere anche oggetti e valori. Luna e Giove in aspetto favorevole, potreste avere le occasioni giuste, finalmente, per emergere e mettervi in mostra. Opportunità di lavoro o di carriera. Idee brillanti. Inventiva. In serata, ti sentirai romantico e dolce. Sarai simpaticissimo. Gli amici cercheranno la tua compagnia. Critiche da parte di parenti sul vostro operato e modo di agire. Potete tenerne conto oppure passare oltre. Oggi dovrete decidere se affrontare con educazione e diplomazie questi parenti e far capire loro che la vita è vostra e siete voi a decidere ciò che è meglio per voi. Buone opportunità di chiarimento con un vostro ex partner. Mettete in gioco tutte le vostre logiche persuasive e cercate di fare sfoggio di sicurezza, almeno oggi. Cogliete il momento al volo. Un vostro ex partner è già alla vostra ricerca se siete nati di lunedì pomeriggio tra le 14.00 e le 15.00. Ciò che inizierà in questo giorno sarà fortunato e riuscirà, e presto ne avrete grandi benefici. Cercate solo di restare sempre voi stessi. Qualcuno oggi vi chiederà aiuto, per la risoluzione di un problema piuttosto semplice. Gli obiettivi più con accento acuto grandiosi vi appariranno improvvisamente a portata di mano, più con accento acuto raggiungibili. La compagnia delle persone che amate di più farà rinascere in voi la voglia di impegnarvi e se necessario combattere per quello in cui credete. Belle occasioni in campo sentimentale. È cambiato lievemente il cielo questo oggi per voi rappresentanti del nono segno dello zodiaco, uno dei più generosi, entusiasti, coinvolgenti segni di fuoco, gli altri due restanti sono l'Ariete e il Leone. La Luna che è il corpo celeste più veloce, capace di incidere quindi sull'andamento delle varie giornate, è passata nel segno vostro amico dell'Ariete. Il luminare femminile porrà giusto la necessità di aggiustare e contemperare le varie esigenze dei diversi componenti dell'habitat. E voi, con la vostra agilità mentale, la forza trainante della personalità, riuscirete benissimo a mescolare le varie anime del variegato clan cui voi appartenete. In questo periodo state vivendo qualche tensione nella vita di coppia. Potrebbero nascere problemi legati anche all'aspetto legale e a quello economico. Cercate di risparmiare il più possibile se non volete che il portafoglio pianga tanto. Il segno del Sagittario ha una bella giornata oggi,
soprattutto per i sentimenti. State attraversando un momento pieno di amore e passione e in serata riuscirete a chiarire con il partner un problema nato qualche giorno fa. Andate avanti così, punto. Oggi giornata positiva soprattutto per i sentimenti. State attraversando un periodo ricco di amore e passione. In serata, finalmente, riuscirete a chiarire con il partner un problema che è nato qualche giorno fa. Avanti così, punto. Cercate sempre di mettere al primo posto le vostre aspettative in questa giornata, poiché sarà possibile realizzarle. Non è sempre possibile dare seguito ai propri progetti, ma oggi lo sarà, punto. Probabilmente siete stati troppo concentrati su altre questioni in passato, tuttavia è sempre positivo poter avere delle chance nella vita, come quella che vi accadrà in questo frangente, punto. A parte le finanze, risicate almeno per ora se con Plutone in seconda casa non arriva l'eredità. Questo inizio settimana si prospetta splendido, con il vostro astro guida Giove in sestile alla Luna in segno di fuoco come il vostro dialogo e sentimento alla grande, ma sconfessando il detto due cuori e una capanna, in crescita anche gli affari, punto. Amore ed Eros, parole tenere e messaggi romantici scambiati a getto continuo, anche con i pupi parlate moltissimo, attribuendo alla parola un'importanza fondamentale per la loro evoluzione e il comportamento futuro. Partner disponibile e sincero, sentirsi supportati è davvero una gran cosa, punto. C'è caos nella vostra mente, mentre il corpo gusta il nuovo piacere di inconsuete lusinghe. Il vostro insufficiente interesse per i canoni normali potrebbe appannare la vostra grande vitalità. Se il tuo ascendente è Leone, stasera durante la cena, toccagli fuggevolmente le sue mani, e manda qualche sguardo malizioso, i risultati sono assicurati, punto. Prevale in questa giornata la componente erotica e passionale dell'amore, prendendo il sopravvento su quella emotiva e romantica, capite? Tuttavia, con la persona con cui vi relazionate, se lui o lei si trovi, in questo nuovo giorno di metà marzo, sulla stessa vostra lunghezza d'onda, punto. Lavoro e denaro, da investire avete pochino, un gruzzoletto risicato, a causa di spese pregresse. Ora l'imperativo sarà risparmio, ma questo non significa chiudersi in casa a mangiare pane e cipolla. Studiate e interagite con gli altri e soprattutto se l'affare capita, e capiterà, non lasciatevelo scappare, acchiappatelo al volo, punto. La vita lavorativa ti chiede ancora uno sforzo, dovrai smussare gli spingoli con un superiore, dialogare di più, sbuffare meno. Non sempre sarà tanto facile. Le stelle dei più giovani procurano novità e nuove occupazioni, favorendo in particolare coloro che cercano adesso la loro prima sistemazione lavorativa, punto. Il grandioso Giove continua a rimanere al vostro fianco dal segno dell'Acquario. Se svolgete la libera professione, sarete portati a servirvi del vostro estro e della capacità, in voi molto spiccata, di improvvisazione fortunata. Otterrete risultati che vi stupiranno, in special modo se siete nati nella terza decade, punto. Benessere, la palestra vi manca, ma con un po' di spazio in casa e un tutorial serio potete rimediare alla grande. Se seguite un corso di arti marziali avete fatto la scelta giusta, autodifesa e autosviluppo in un colpo solo. Stop alle caramelle e alle bibite zuccherate, in attesa del controllo dal dentista state abbottonati. Potrebbe trovare qualche danno e farvi una bella filippica. La forma sarà quasi perfetta e Marte vi ricarica e cancella lo stress dei giorni passati. Evitate i bagordi e i disordini alimentari, poi scegliete una dieta ricca di vitamina C che è un potente antiossidante contro l'invecchiamento della pelle, punto. Per lei, siete giovani, troppo per pensare di mettere su famiglia, ma parlarne col vostro lui vi piace, vi fa sentire uniti, anche se siete ancora all'università, punto. Per lui, voglia di un pupo, anche i maschietti a volte hanno desiderio di paternità, ma vi tocca fare i conti con la realtà, le finanze non consentono, punto. Colore delle emozioni, bianco rosato, punto. Barometro dell'umore, sereno, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 6, benessere, 9, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto.
Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.